La conferma arriva tramite un tweet del Ministero degli Esteri messicano con una foto. Un volo con a bordo il presidente boliviano dimissionario Evo Morales è partito alla volta dello stesso Messico che gli ha concesso l'asilo politico. Presto tornerò, ha detto Morales, con più forza e più energia. Il presidente uscente si era dimesso domenica dopo le durissime proteste per i brogli nelle elezioni presidenziali del 20 ottobre, con i dati che lo indicavano rieletto al primo turno. In Bolivia, nella capitale La Paz, intanto il caos. La polizia, per mettere fine alle violenze, ha chiesto l'intervento dell'esercito che aveva invitato lo stesso Morales a lasciare. Le forze dell'ordine hanno avvertito che la situazione è insostenibile e che non sono più in grado di arginare la violenza, denunciando che i sostenitori dell'ormai ex presidente hanno scatenato un'ondata di violenza contro gli agenti con saccheggi e incendi delle caserme, mentre altri cittadini hanno preso le armi per difendere le loro proprietà. Le dimissioni di Morales devono ancora essere approvate dall'Assemblea legislativa. Oggi si dovrebbero anche fissare le nuove elezioni.